ritrovati. In apertura la clamorosa voce di mercato che riguarda Fiorentina e Barcellona. Secondo infatti quanto riportato dal quotidiano spagnolo Il Mundo Deportivo, il club catalano sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con i viola per Juan Cuadrado, trattativa nella quale sarebbe inserito anche il cartellino di Daniel Alves. L'ex Siviglia avrebbe già incassato, tra l'altro, il consenso di Vincenzo Montella. E arriva invece da un comunicato apparso sul proprio sito internet la notizia che l'Udinese rinnova la sua fiducia a Francesco Guidolin, dopo le notizie che negli ultimi giorni avrebbero voluto un interessamento del club friulano verso Mandorlini. L'Udinese Calcio, si legge nella nota, smentisce con fermezza di aver mai avuto contatti con qualsiasi altro allenatore. La fiducia nell'operato di Francesco Guidolin, legato all'Udinese fino al 2017, è stata in più di un'occasione rimarcata, pertanto la citata indiscrezione è destituita di ogni fondamento. E parliamo ancora di mercato, perché secondo quanto emerso dai microfoni dell'emittente radiofonica inglese Talk Sport, ci sarebbe anche il Milan, oltre a Liverpool, sulle tracce di Keylor Navas, estremo difensore del Levante. Il giocatore di nazionalità costaricana è uno dei portieri a cui è interessato Clarence Seedorf per sostituire in futuro Cristian Abbiati. Navas ha un contratto fino al giugno 2015 con una clausola rescissoria fissata sugli 8 milioni di euro. E continuano in bene i rinnovi in casa Atalanta, che sta lavorando per blindare i propri gioielli. Come riporta il Corriere di Bergamo, dopo Zappacosta e Cigarini, la società del club bergamasco sta lavorando alla permanenza fino al 2018 di Carlos Carmona e Maxi Morales. E con questa notizia è tutto, arrivederci alla prossima edizione.